Salve a tutti ragazzi, in questo video vi farò vedere come installare Siri funzionante in italiano su iOS 6.0.1. Bene, una volta aperto Siri andiamo in Gestisci, Sorgenti e aggiungiamo una nuova sorgente facendo Modifica, Aggiungi e l'URL che dobbiamo inserire è ihackstore.com/repo. Aggiungiamo al nostro Cydia. E una volta aggiunta la nuova sorgente, quindi quella di iHackstore, la apriamo e installiamo un pacchetto che si chiama Siri for iOS 6.x.x beta, quindi è intuitivo che questo pacchetto può essere installato solo su iOS 6.0.1. Detto questo, facciamo partire il download e l'installazione del pacchetto e confermiamo. E una volta terminato, come vedete, ci viene chiesto di riavviare il dispositivo e quindi tocchiamo su riavvia di dispositivo, ma a questo punto il nostro dispositivo si bloccherà sul logo della mela. Questo perché dobbiamo fare un boot tethered sul computer. Come vedete, il mio dispositivo si sta riavviando con il boot tethered. Una volta riavviato lo sblocchiamo. E a questo punto torniamo su Cydia perché dobbiamo installare un altro pacchetto. Il pacchetto si chiama SiriDR e lo installiamo nella stessa identica maniera di quella di prima. Una volta terminata la procedura ci verrà ancora chiesto di riavviare il nostro dispositivo, ma una volta che il vostro iDevice mostrerà il logo della Apple, voi dovrete collegarlo al computer e fare il boot tethered. Bene, ecco che come potete vedere lo sto riavviando con il boot tethered. E una volta riavviato lo sblocchiamo e noteremo che nella home ci sarà una nuova icona, quella di SiriDR. La apriamo. E andiamo in SiriDR Servers, la seconda opzione, tappiamo su SiriDR iOS 6 Server. Ora clicchiamo su Dismiss e ora clicchiamo su Download the Certificate. A questo punto scegliamo SiriDR iOS 6 Server. E dopo 3 secondi partirà il download del certificato. Ecco qua, veniamo riportati a una pagina delle impostazioni. Non fate caso alla scritta non attendibile, ma vi garantisco che è un certificato assolutamente sicuro. Lo installiamo. Ecco, come vedete ora compare attendibile, fine. A questo punto Safari non ci serve più, possiamo tornare a SiriDR. E a questo punto andiamo in SiriDR Fix, poi tocchiamo Token Fix, verremo riportati a una pagina di Cydia, in particolare alla scheda di un pacchetto appunto che si chiama Token Fix, che è già stato installato in precedenza con l'installazione di SiriDR, ma noi dovremo reinstallarlo, quindi tocchiamo modifica e reinstalla. Confermiamo. Ritorniamo a Cydia. A questo punto torniamo su SiriDR. Torniamo su SiriDR Servers, tocchiamo SiriDR iOS 6 Server e questa volta tocchiamo Respring.
Ora il nostro dispositivo si riavvierà, ma farà un respring, quindi non è necessario collegarlo al computer e fare un boot tethered. Bene, una volta giunti alla home, blocchiamo il nostro device e dobbiamo fare un riavvio completo, quindi lo spegniamo e a questo punto lo colleghiamo al computer e facciamo un boot tethered. Eccoci qui con il riavvio con il boot tethered. A questo punto lo sblocchiamo, andiamo in impostazioni. Ecco che verremo già riportati alla scheda generali, apriamo Siri e l'attiviamo. Ora un attimo che setto le... prima cosa settiamo la lingua, la mettiamo in italiano, è ovvio che se volete scegliere un'altra lingua siete liberi di farlo. Ora un attimo che setto le mie info per non farvi vedere i miei contatti. A questo punto proviamo Siri. Che ore sono? Sono le 15:04. Ecco, come vedete, rapidissimo, in italiano, perfetto. Questo tweak ci implementerà anche la dettatura vocale. Ciao. Che però, come possiamo vedere, non riesce a settarsi in italiano, funziona solo in lingua in inglese. Hello people. Ecco, purtroppo riesce solo in inglese. Questo purtroppo è un bug dell'applicazione, non so cosa sia dovuto, sia ai server o sia a qualcos'altro. Comunque il Siri è davvero funziona come non ha mai funzionato prima sul mio iPod Touch, è davvero stupendo. Ha i livelli davvero di un iPhone 5, ma secondo me è anche migliore del video precedente, quello di Siriport. Secondo me questo è ancora meglio. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale, di seguirmi su Twitter e anche di dare un'occhiata alla mia pagina di Facebook. Io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video di BlackG Tutorial. Ciao a tutti!